La prima notizia più bella è l'assenza di pazienti positivi nel reparto Covid dell'ospedale Frangipane. Non accadeva dai giorni più bui dell'emergenza, con la struttura sempre a regime, compresa la terapia intensiva. Non c'è più nulla e il presidio ospedaliero ha ripreso le sue normali funzioni. Una notizia che ha riempito di gioia il personale sanitario della struttura ospedaliera del Tricolle e la città. C'è chi purtroppo non ce l'ha fatta nel corso di questi mesi particolarmente tristi e chi invece ha vinto la malattia. Un reparto gestito con abnegazione e spirito di sacrificio dal primario Anna Maria Bellizzi, che grazie alla sua esperienza maturata sul campo e alla sua forte determinazione è riuscita a creare una grande squadra. Abbiamo avuto modo di incontrarla in più occasioni durante la consegna di dispositivi di sicurezza che sono arrivati continuamente da più parti. Ed è stato questo un altro punto di forza, la solidarietà mostrata verso il personale sanitario in trincea. Ma la lotta al virus non è finita. Una donna di Ariano Irpino è stata trasferita a Napoli dopo essere risultata positiva ad un tampone precedentemente negativo, mentre a Monte Calvo Irpino è tornato l'incubo Covid-19 e questa volta riguarda un contatto di un caso già positivo in paese. Da oggi intanto al via i tamponi di verifica per le 60 persone risultate positive nel corso dell'attività di screening ad Ariano e ai 170 contatti stretti. Unità mobili già da stamani in azione e analisi dei tamponi a Biogen.